Piero, per aver in qualche modo provveduto all'impianto all'ultimo minuto, siamo riusciti come al solito a tamponare e anche questa sera ci ritroviamo qui a presentarvi uno spettacolino che è in perfetto stile Angelè. Siamo ripartiti con questa gestione, nuova gestione, vecchia gestione, è tornato Carlo da un po' di mesi a questa parte e quest'inverno abbiamo già dato un assaggio di quello che è l'idea dello spettacolo fuso alla cultura, come è sempre stato nell'idea di fare spettacolo dell'Angelè. Quest'estate cominciamo questa piccola rassegna, Sottaiento, giusto Carlo? Si chiama così, che dovrebbe preannunciare anche un cambio di vento che speriamo sia abbastanza così, più fresco di quello che insomma, c'è stato fino ad oggi, perché è stato un agosto decisamente torrido, un agosto delle larghe intese, proprio come dire, flaccido. Quindi cerchiamo di movimentarlo un pochettino, presentandovi, ripresentandovi per chi l'avesse visto già questa primavera, se non sbaglio era aprile, giusto Umberto? Faceva freddo, però era aprile, ed è strano che noi rinvitiamo gli stessi artisti a distanza di pochi mesi, ma quando finirete di ascoltare Umberto, Armando e Gianfranco capirete perché, perché il progetto Mercati Generali è sicuramente un progetto che è atipico, è anomalo, difficile anche da raccontare, sicuramente va vissuto come spettacolo perché è una forma ibrida che in qualche modo è difficile da trovare anche in genere, insomma, negli spettacoli di piazza. E noi siamo felicissimi di proporvelo perché è vera cultura popolare raccontata da veri artisti. Adesso ne ho proprio la certezza perché li abbiamo già visti in azione e poi ci direte anche voi se condividerete o meno questa opinione. Comunque, il loro progetto è davvero un progetto tutto da scoprire in fieri, come si diceva, no? Alle scuole, insomma. È un progetto in divenire che cresce man mano che lo spettacolo va avanti, poi a un certo punto diventa inarrestabile e poi basta e poi se andiamo. Va bene, io volevo ringraziare il Comune di Manduria che ha patrocinato e patrocinerà anche il resto di queste serate. Sperando che questo nostro comune prenda una forma un pochettino più stabile nei prossimi mesi e questa giunta in qualche modo rilanci il paese che ne abbiamo davvero bisogno. Mi rivolgo ai signori del centro qui, vorrei anche salutarli perché questo paese ha bisogno sicuramente di una politica più ferma, più convinta e si spera anche più propositiva per una voglia di rilanciare Manduria, che ha tutte le caratteristiche per poter diventare un punto di riferimento per tanti versi, insomma, quello del turismo e della cultura sicuramente. Io vi lascio nelle mani quindi di Umberto Papadia, Armando e Gianfranco per Mercati Generali, un racconto di storia popolare, un racconto di culture che si incontrano qui all'Angelè stasera. All'olio fritto, all'olio, l'amor da ci dell'amor, all'olio, l'amor da ci dell'amor. Fanno degli occhi con i badati, li guardate per sfociare degli occhi, fanno degli occhi con i badati. Regalate qui, vedete signore, nella piazza sono 80. Fanno degli occhi con i badati, li guardate per sfociare degli occhi, fanno degli occhi con i badati. Li guardate per sfociare degli occhi, fanno degli occhi con i badati. Carciofi, castagne e castagnolotti, dai! Carciofi, castagne e castagnolotti, dai! Fanno degli occhi con i badati, li guardate per sfociare degli occhi, fanno degli occhi con i badati. Venite a pure che non siamo! Venite a pure che la prossima volta è con me! E dei castagni meravigliosi oggi! Guardate un pezzo che non ci fanno degli occhi con i badati, li guardate per sfociare degli occhi, fanno degli occhi con i badati. Guarda che mi tiri l'uomo di oro, guarda il vero stato signore. Fanno degli occhi con i badati, li guardate per sfociare degli occhi, fanno degli occhi con i badati. All'olio fritto, all'olio, l'amor che ci dia l'amor, all'olio, l'amor che ci dia l'amor, all'olio fritto.
compiti? Guarda che te vanno a lavorare ai mercati generali io, eh! Tu disgraziato! E che della mia madre ti è? Ah, sora Mirella. Un sergente de ferro, una che se te diceva una cosa poi la faceva. E quante volte mi ha detto che mi mandava a lavorare ai mercati generali? A Roma abitavamo in zona Ostiense Garbatella, a via Federico Nanzi. In poche parole facevo 83 passi e cascavo dentro i mercati generali. Ai mercati generali arrivavano i camion da tutta Italia, pieni di frutta, di roba che pesava. E le madri ti dicevano proprio per metterti paura quando non studiavi, guarda che te manno a lavorare ai mercati generali. A me sta cosa non mi ha mai messo paura. Anzi, per me era come andare a cabaret tutte le notti. Io i mercati generali li avevo visti sempre da ragazzino, di pomeriggio, quando con quattro cassettacci di frutta rotti, facciamo due porte, interminabili partite di pallone. Iniziavamo a giocare tre di pomeriggio e finivamo alle 8 di sera. Anzi, finivamo quando si affacciava la madre di Valterino che lo chiamava che era pronto. Valtere! Valtere! Eh sì, perché a Roma Walter non esiste, diventa Valtere. E chi se lo sarebbe mai immaginato che quando stai nel più profondo degli sonni profondi, a 83 passi dal letto tuo, c'è sta una città che già fatica, suda e strilla. Eh sì, strilla. Strilla il cassettaro, strilla il pesatore, strilla il patataro, strilla il bananaro, il pesciarolo, il facchino, il fungaro, l'erbettara, la cicoriara. Dice le strigne, vai. Insomma, dove giri le giri, ai mercati generali strillano tutti. E ammazzeri quanto strillano. Alloio fritto, alloio! Satana che morga, chi che la morga! Alloio fritto! Della montagnata, cammino squasato sulla terra rossa, e su tali vedi la senti mancare, se spricula tutta, se faccia pruvere, e mi tira a punto, e mi tira a punto, e mi tira a punto, e mi tira a punto. Arsa, lo sangue mi ferve, non messe la luce, per l'infuocamento, l'acqua salata, non me lea la side, e con la sicarizza, no, per tu la ragione, e mi tira un punto, e mi tira un punto, e mi tira un punto, e mi tira un punto. Terra, me confondo,
sulla pece bianca, a mare spugnato, se perde lo pianto. E la donna che mi adora, ma manco un lamento. E mi tira un pugno, e mi tira un pugno, e mi tira un pugno, e mi tira un pugno. Ma ci tiene da giù fatto io come ne cacci come un cane raggiato. Ma ci tiene da giù fatto io come ne cacci come un cane raggiato. Non te l'ha giudito io come mi ti allo mondo. No, non te l'ha giudito io come mi ti allo mondo. No. A quanti paesi Gesù sta terra già ancora abitare. Ogni paese ragazzi, la gente accompagna, li tra di loro, e li tra di loro. A tu fai carrare, a forza al compigio. Ma li vedi terra, ma li vedi terra. E mi dirà un po', e mi dirà un po', e mi dirà un po', e mi dirà un po'. Io che arrivavo a giugno che finivo la scuola, cari miei, si avvicinava mio padre puntuale come una campana di mezzogiorno e mi diceva e mo ci fai? E mo che fai? Tosto stai? Sta senza fa niente. Tutto l'estate? Tutta l'estate. Grazie. Prego. Però al paese mio, Alessano, provincia del Capo di Leuca, stare tosto non vuol dire che sei uno tosto, così, una cosa, ma vuol dire uno che non c'ha voglia. Ecco, come fa adesso, vedi, lui, in questo momento, è l'unico che lavora e tutti quanti stati tosti, praticamente. E che ne so, uno scansapatiche, uno che non c'ha voglia di far niente, un culo de piombo, si dice a Roma. Ecco, un culo de piombo. Grazie. Prego. A me però piaceva stare tosto, perché quando stai tosto, per gli altri non stai facendo niente, ma per te solitamente stai facendo le cose che più ti piace fare. Lui si avvicinava. Vedi che ti trovi in un mescio, sai? Guarda se te può trovare un lavoro. E che ti impari in un mestiere. Così ti impari pure un mestiere. Sì, e poi ne buschi una cosa dei sordi. Te guadagni pure qualche soldo. E li vizi tuoi, E li vizi tu, Ma che te lo trovo io in un mescio, ne conosco tanti. Te lo trovo io un mastro, ne conosco tanti. Grazie. Io ero terrorizzato, perché il lavoro che ti potevano offrire i mesci che conosceva mio padre erano lavori forzati, ovvero cariciare cardarelle de conza, incollasse cofane de cemento, te spriculi lu cuturzu, sderenasse la schina, per quattro soldi infatisciuti, per quattro soldi spruzzolosi. Grazie. Insomma, per imparare un mestiere e per non stare tosto, cariciai cardarelle de conze e sicchi d'acqua per svariate vacanze estive, sì. Andai da Mescio Francesco Marciante! Olè! Facciamolo di nuovo, che c'è il batterista che fa la rullata, non sapete?
andai da Mescio Francesco Marsiante. Sì, ma gusta di mosci. Da Mescio Francesco Marsiante. Da Mescio Gigi Uccera. Da Mescio Antonio Chicchiceddu. Da quello avanza ancora 20.000 lire. Questi non erano imprenditori edili nel senso dei palazzinari, no. Erano artigiani del mattone. Costruivano le case. Sì, costruivano le case. Regolari e abusive. E poi io durante l'inverno non stavo mai tosto, sempre per imparare un mestiere andavo a fare il discepolo tipografo da Mescio Mario Raganà. La città era la guda Mescio Mario Raganà, non lo potevo leggere. Mi piace, mi piace. Da Mescio Mario Raganà. Ale! Carlo, mi dici una cosa, non c'è la birra questi cristiani che stanno un poco fermi, non sai. Insomma, andavo da Mescio Mario Raganà, part time, 14-20. E dalle parti nostre il discepolo solitamente non veniva pagato, anzi accadeva proprio il contrario. Pertanto io mi dovevo ritenere fortunato che per imparare un mestiere e per non stare tosto percepivo esentasse 5.000 lire quando andavo alle cardarelle ogni 15 giorni, 10.000 lire solo alle feste comandate quando andavo dal tipografo. Sì, come vi dicevo, la tradizione voleva appunto che il discepolo non percepisse mai direttamente lo stipendio, no? Ma per non contaminare il processo di apprendimento del mestiere, mica per altro. E poi pareva brutto scavalcare i genitori, no? E mio padre, nel rispetto delle tradizioni, non si faceva scavalcare. No, non si faceva scavalcare. E pertanto incassava per mio conto i guadagni del mio apprendistato. Ma che davvero? Ma che davvero? Sì, davvero. Stacca con lo diemo.